Windows ha presentato un nuovo aggiornamento. Benvenuti ragazzi sul mio canale dal vostro Loretech. Da qualche giorno Windows ha rilasciato un aggiornamento per Windows 10 con importanti novità. Ma prima di scoprire, vediamo insieme come scaricare questo aggiornamento e come installarlo. Venite con me. Bene ragazzi, ci siamo spostati sul mio PC. A questo punto apriamo Windows Update e vediamo se ci sono gli aggiornamenti. Non ci sono aggiornamenti disponibili, allora a questo punto andiamo su internet e cerchiamo aggiornamento Windows 10 maggio 2020. Eccolo qua, scaricare l'aggiornamento di Windows 10 maggio 2020. Come scaricare? Verifica la disponibilità di aggiornamenti, l'abbiamo già fatto ma non l'abbiamo trovato. Allora a questo punto qua ci dice se la versione non viene fornita automaticamente tramite verifica disponibilità aggiornamenti, puoi ottenerla manualmente con l'assistente aggiornamento. Quindi clicchiamo qui. Vuoi installare Windows 10 sul tuo PC? Aggiornamento di Windows 10, aggiorna ora e scarichiamo Windows 10 Upgrade 9252. Lo salviamo, lo scarichiamo e lo apriamo. Esegui l'aggiornamento alla versione più recente di Windows 10. Bene, allora a questo punto vi metto la fotocamera così evitiamo di registrare dallo schermo perché magari ci potrebbero essere dei riavvii. Bene, allora esegui l'aggiornamento alla versione più recente di Windows 10. Uno dei principali vantaggi di Windows 10 è che continua a migliorare con ogni aggiornamento. In questo PC attualmente non è in esecuzione la versione più recente sicura di Windows 10. Nel PC è in esecuzione la versione 19.09, la versione più recente è 20.04. Puoi ottenere i più recenti miglioramenti della sicurezza e delle funzionalità, fai clic su aggiorna per iniziare. Quindi clicchiamo su aggiorna, configurazione, congratulazioni, questo PC è compatibile, CPU ok, memoria ok, spazio sul disco ok, andiamo avanti e attendiamo. Download degli aggiornamenti in corso. L'operazione potrebbe richiedere un po' di tempo. Io ho una fibra 200 mega, un computer abbastanza aggiornato e potente, quindi non dovremmo impiegare tanto tempo, ovviamente dipende da... Thank you.
Come vedete, il PC ha finito la sua installazione, adesso sta configurando tutte le periferiche e si è aperto automaticamente Internet Explorer. Grazie per aver eseguito l'aggiornamento alla versione più recente di Windows 10. Esci. Bene ragazzi, in questi giorni avrò modo di provarlo, vedremo un po' tutte le novità e vi porterò un video dedicato. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale per non perdere i prossimi video. Supportatemi lasciando un bel like. Da Windows 10 e Loretech era tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!